e benvenuti in un nuovo video che è un video unboxing consistente su tutto quello che ho comprato online e quello che mi è stato inviato dalle aziende per le collaborazioni che faccio sul canale nelle ultime 2 o 3 settimane. Innanzitutto spero che stiate trascorrendo al meglio questo periodo particolare e spero che questo video e anche gli altri che faccio sul canale vi tengano compagnia e vi distraggano un po'. Quindi parto subito facendovi vedere tutto quello che ho comprato online perché mi serviva urgentemente. Prima cosa che ho comprato che voglio farvi vedere è questo hard disk Toshiba da 1 TB. Si tratta di un hard disk esterno di color nero che ho comprato su Amazon e che ho pagato 46 euro inclusa la spedizione. Ne avevo proprio bisogno perché dovevo trasferire dei file dal mio computer che si era completamente riempito e questo hard disk, avendo una presa USB 3.0, permette un trasferimento dei file molto molto veloce. Inoltre lo sto utilizzando da 2 settimane e lo trovo molto stabile, non ho avuto nessun tipo di problema e quindi in definitiva ottimo acquisto. Seconda cosa che voglio farvi vedere è questo acquisto online che ho fatto su Zara.it e si tratta di questo bellissimo maglione di color giallo limone e ho pagato 15,95 euro perché era in special price con spedizione gratuita con corriere. Si tratta di un maglione con collo rotondo, la taglia che ho preso è una S, veste leggermente oversize e la lunghezza arriva poco oltre i fianchi. È un maglione molto comodo, molto caldo e la composizione del tessuto è 75% poliestere, 22% acrilico e 3% elastico. Poi ho comprato questo toner per la mia stampante HP Laserjet perché quello che avevo era completamente finito e si doveva agitare sempre prima di stampare. Questo toner è di Alpha Ink e questa è la seconda volta che compro da questa azienda perché mi sono trovata bene con il primo toner. La durata è di 2000 copie e l'ho comprato su ebay.it pagandolo 12 euro inclusa la spedizione. Poi ho comprato questo makeup organizer che è un portatrucchi in materiale acrilico trasparente per individuare subito dove sono i trucchi che mi occorrono e l'ho comprato su amazon.it pagandolo 14,80 euro inclusa la spedizione e adesso ve lo faccio vedere. Si tratta di un portatrucchi abbastanza capiente, composto da 2 parti, la parte superiore è questa e contiene 16 scomparti di diversa grandezza, ci sono questi che sono quelli più piccoli dove possono essere messi rossetti, mascara, correttori, poi ci sono questi di dietro che sono più lunghi dove possono essere messi pennelli, creme o fondotinta in tubetto e poi c'è questo anteriore più largo dove possono essere messe le creme in vasetto, gli ombretti singoli e altre cose. La parte di sotto è questa, è formata da 4 cassetti, 2 inferiori che sono più larghi e 2 superiori che sono più piccoli. Possono essere utilizzati per riporre palette di ombretti oppure anche come portagioie. Le 2 parti possono essere separate e utilizzate separatamente anche in ambienti diversi. In definitiva è un buon organizer che mi permette di tenere ordinati e a portata di mano tutti i trucchi che mi occorrono per truccarmi molto più velocemente. Questo è tutto quello che ho comprato online nell'ultimo periodo e adesso voglio farvi vedere quello che ho ricevuto dalle aziende per le collaborazioni sul canale.
Prima cosa che voglio farvi vedere è contenuta all'interno di questo pacco. Si tratta di due vestiti che ho ricevuto dall'azienda di moda Rosui Official, che vende abbigliamento online sul sito rosui.com. Il primo vestito che vi faccio vedere è questo vestito bianco e nero con scollo rotondo e maniche lunghe. Si tratta di questo bellissimo vestito midi che arriva poco sopra la caviglia, è avvitato ma scende morbido sui fianchi e poi ha questa bellissima gonna lunga pieghettata con effetto ombra che si sta portando tantissimo in questo momento. Infatti, questo tipo di gonna si chiama ombre skirt e ho visto che viene indossata tantissimo da tante celebrities, dalle regine come ad esempio la regina Letizia di Spagna, dalle principesse e da tante altre persone, e inoltre l'ho vista molto anche sulle passerelle di moda, quindi è veramente all'ultima moda. Secondo vestito che ho ricevuto è questo vestito in questo bellissimo color royal blue, sempre da Rosui Official. Il collo è rotondo, le maniche sono a tre quarti e come lunghezza arriva poco sotto al ginocchio. È un vestito molto avvitato, mi è piaciuto questo dettaglio trasparente delle maniche, il cui motivo si ripete in questa fascia centrale avanti e dietro lungo tutto il vestito. Poi ho ricevuto 5 paia di occhiali dall'azienda Socios Vision, che è un'azienda che vende occhiali da vista e occhiali da sole sia sul loro sito che è sociosvision.com e su Amazon. Il primo paio che voglio farvi vedere è questo paio di occhiali da vista. Si tratta di un paio di occhiali da vista con la montatura in metallo di color oro giallo. Le lenti sono blue light blocking, nel senso che sono lenti che bloccano la luce blu che proviene dagli schermi dei computer, per cui è molto adatto a chi sta parecchio tempo davanti a un computer. Mi piace molto questa montatura dorata in oro giallo perché si abbina molto bene con gli orecchini e con le collane di oro giallo che indosso frequentemente. Questi sono gli occhiali su di me, penso che il modello mi stia bene. Mi piace anche questo dettaglio a occhio di gatto che è presente su tutti e due i lati degli occhiali e in definitiva questi sono uno dei miei preferiti. Secondo paio di occhiali che ho scelto sul loro sito sono questo paio di occhiali da sole con la montatura in metallo color oro giallo e le lenti polarizzate di color verde scuro. Si tratta di un modello che mi piace tantissimo, con la parte superiore rotonda e la parte inferiore squadrata. Praticamente è il modello uguale a quello Ray-Ban che si sta portando tantissimo in questo periodo. Questi sono gli occhiali su di me. Penso che mi stiano bene, mi piace tantissimo questo stile, questo modello e penso che si porterà tantissimo, soprattutto quest'estate. Terzo paio di occhiali che voglio farvi vedere è questo paio di occhiali da sole. Si tratta di un paio di occhiali con la montatura nera e dorata in plastica e metallo, la doratura è molto molto luminosa. Gli occhiali hanno anche questo ponte superiore dorato che a me piace tantissimo. Le lenti sono di color grigio sfumate, sono molto chic. Questi sono gli occhiali su di me. Come potete vedere, sono molto più oversize rispetto a quelli che vi ho fatto vedere prima, ma mi piacciono tantissimo, sono molto comodi. E anche questo è un modello che si sta portando tantissimo, che ho visto tantissimo in questo periodo. Quarto paio di occhiali che vi faccio vedere sono questi occhiali da sole in questa bellissima montatura di plastica di color marrone rosa.
con la parte finale in metallo di color oro rosa. Le lenti sono polarizzate e sono di color marrone e questo modello è uno dei più classici, come quelli Ray-Ban. Mi piace tantissimo, penso che si adatti bene al mio viso, come si adatta bene a qualsiasi forma del viso, perché è un tipo di modello classico e mi piace tantissimo portarlo e lo sto indossando costantemente in quest'ultimo periodo. Ultimo paio di occhiali che voglio farvi vedere contenuto all'interno di questa grande scatola nera ed è un paio di occhiali da sole. Il modello è Aviator, è il classico modello Aviator. La montatura è di color nero, di alta qualità, è molto flessibile e molto elastica, quindi si adatta bene a qualsiasi forma del viso. Le lenti sono scure, sono nere, sono polarizzate e questi sono gli occhiali su di me. Se vi piace il modello Aviator, questo è un paio di occhiali veramente, veramente molto bello. Penso che sia un modello unisex che sta altrettanto bene su un viso maschile, per questo vi faccio vedere come sta a mio marito. Poi ho ricevuto da Lancôme questo pacchetto per un piccolo progetto che contiene all'interno una crema e un fondotinta. La crema è questa, è la Lancôme Re-Energie Multilift Ultra. È una crema anti-età che agisce sui segni visibili dell'età legati alla perdita del collagene. Vi faccio vedere la texture della crema. Si tratta di una crema molto ricca ma molto molto leggera che si spalma molto facilmente e si assorbe molto velocemente. La texture è chiamata Snow Cream proprio perché è una texture, ha una consistenza molto molto leggera, nonostante la crema sia ricca, si assorbe molto velocemente sulla pelle e non unge. E poi il profumo è buonissimo, classico dei prodotti, di bellezza Lancôme. Il fondotinta che ho ricevuto è questo, è il Tinte Idol Ultra Wear nella colorazione 03, si adatta molto bene al tono della mia pelle che è di color beige con sottotono neutro. Si tratta di un fondotinta a lunga tenuta fino a 24 ore senza ritocchi, ha un finish matte e vellutato per un incarnato uniforme, garantisce comfort estremo per una pelle morbida e vellutata. Senza effetto lucido perché ha un'azione seboregolatrice, è waterproof e sweatproof, no transfer e ha un fattore di protezione solare 15. Io lo sto utilizzando da un po' e mi sto trovando bene perché non lascia quell'effetto maschera, quell'effetto polveroso e opaco sulla pelle. Altra cosa che apprezzo di questo tipo di fondotinta è che viene prodotto in 45 colorazioni diverse in modo che possa essere trovata la tonalità che si adatta perfettamente al proprio tono di pelle. Ultimo pacco che voglio farvi vedere è questo che ho ricevuto da Nutrofeed Clean. Si tratta di un brand che produce alimenti per cani e gatti. Siccome ho un cane di taglia small, ho ricevuto queste 4 confezioni da 1,4 kg di crocchette con agnello, grain free, quindi senza l'utilizzo di grano e cereali, e senza coloranti, aromi o conservanti artificiali aggiunti per cane adulto nella taglia small. In più mi sono arrivati anche una serie di patè per gatti. Mi è arrivato questo patè con salmone e pollo per gatto adulto e anche quest'altra variante di patè con agnello e manzo, sempre per gatto adulto. E questa è tutta la confezione che mi è arrivata.